Ecco, buon pomeriggio a tutti, siamo qui nella piazza Matteotti di Udine in occasione della 15ª edizione della Giornata Mondiale del Gioco, un evento che ha organizzato l'amministrazione comunale di concerto con oltre 60 associazioni della nostra città e che appunto hanno messo a disposizione tutta una serie di giochi di volontari che rendono possibile questo grandissimo evento. Le postazioni non sono solo qui in piazza Matteotti, bensì sono in tutta la città, oltre 14 le piazze coinvolte, oltre 70 occasioni di gioco che sono presenti appunto in città. Ecco, abbiamo con noi il presidente di Giona, Furio Hansel, ex sindaco di Udine, a cui chiediamo un commento rispetto a questo evento. Ma è un evento che è sempre particolarmente apprezzato dai cittadini, ma anche da coloro che vogliono fare qualche cosa per i cittadini. Questo è un po' forse la chiave del successo anche della Giornata Mondiale del Gioco a Udine, la 15ª edizione. Il fatto che non è organizzata in modo rigido dal comune, ma il comune ha solo creato le condizioni per facilitare, così tutti coloro che si dilettano con un po' di giocoleria, coloro che vogliono sperimentare appunto un nuovo gioco, possono essere sia giocatori ma anche protagonisti e proponenti di questa iniziativa. Poi ovviamente ci sono oltre una credo sessantina di iniziative diverse dove uno può, anche se non ha diciamo un'idea propria, può partecipare alle idee degli altri, però forse la chiave proprio di questa che noi abbiamo chiamato nei 10 anni passati di amministrazione anche proprio innovazione sociale è quella di far sì che l'ente locale opera da facilitatore, da intermediatore tra i cittadini e tra coloro che vogliono proporre qualcosa, e poi appunto attraverso queste giornate si semina. Allora, mi aveva poi chiesto anche Raffaella Basana, che era la mia assessore prediletto, proprio perché prediletta proprio perché assessore anche al gioco, oltre a tante cose diciamo ovviamente meno ludiche, mi aveva detto di preparare un gioco. Allora io ho pensato, qual è il gioco il primo gioco che io ho imparato? Allora, è un gioco che si può fare molto facilmente e si fa così. Mi reggi, ti prego. Allora, uno prende una penna che normalmente porta sempre con sé, la mette così, ecco, inquadra bene, la mette così e poi la fa passare sotto senza diciamo nessuna difficoltà. Ecco, il gioco è semplicemente quello di provare a farlo. Il primo gioco che io ho imparato, mi ci è voluto molto tempo per scoprire qual era il trucco, ma penso che poi mi ha accompagnato tutta la vita e mi ha sempre, diciamo così, fatto non solo a me fare un sorriso ripensandomi al bambino, ma spero anche a tutti coloro che ci proveranno. Ecco, grazie a Furio Hansel per questa testimonianza, ci ha accompagnati in questi anni davvero con tanti giochi e curiosità e con grande stimolo appunto a continuare al gioco. Ora ci avviciniamo a Paolo Munini, il direttore dell'ufficio operativo Ludops Ludoteca, che è uno dei protagonisti di questo evento e che ci spiega come è organizzato. Alle nostre spalle vediamo le attività organizzate anche dalla WISP, ricordiamo che siamo in diretta a WISP, che è il comitato territoriale WISP di Udine, è uno dei partecipanti, uno dei appunto grandissimi partner di questo evento ormai da tantissimi anni. Ecco, allora la parola a Paolo Munini, che ci vuole raccontare di questo evento, l'organizzazione, e magari qualche parola anche perché so che c'è un progetto dedicato al gioco d'azzardo, al contrasto del gioco d'azzardo. Bene, buongiorno a tutti, buon gioco a tutti. La 15ª edizione della Giornata Mondiale del Gioco qui a Udine. E abbiamo occupato tutto il centro storico con molteplici attività ludiche e motorie, tra cui abbiamo anche come ospite la WISP. E questo progetto quest'anno ha un'importante funzione anche di promozione della campagna informativa sul gioco d'azzardo che stiamo conducendo come amministrazione. The Smart Play, la mossa giusta, è il progetto che abbiamo predisposto grazie a un contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che è rivolta agli esercenti. La caratteristica di questo progetto è: vogliamo sostituire le macchinette, le slot dei locali con giochi da tavolo. Chi è disposto a dismettere le macchinette e avrà in dotazione un kit di giochi da tavolo appositamente studiato anche in collaborazione con l'Archivio Italiano dei Giochi, che recentemente a Udine ha iniziato la sua attività,
e così vogliamo all'insegna dello slogan: senza slot il locale c'è più posto per le persone. Questa è la scommessa, l'iniziativa è stata iniziata proprio in questi giorni e speriamo anche nell'adesione dei tanti esercenti della città di Udine. Grazie a Paolo Munini che ci ha ricordato appunto come questo grande evento abbia anche come finalità quello di favorire il gioco sano e il contrasto del gioco d'azzardo patologico. Il gioco scende in piazza è uno degli slogan di questo evento e un altro importante slogan appunto recita: una città che gioca è una città che cresce. E con questo auspicio adesso andremo nelle prossime piazze, nelle altre vie a visitare gli altri luoghi ludici. Vi salutiamo di cuore qui da Udine, un caro saluto da Raffaella Basano. Arrivederci, a presto.